Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale YouTube. Questo è l'impasto che ho preparato per fare questa pizza fritta, un classico impasto che di solito si usa per le pizze. Trovate gli ingredienti in descrizione. Ho fatto tutto in ciotola, ho impastato pepperino in ciotola, ho fatto delle pieghe, l'ho fatto riposare una mezz'oretta e poi ancora ecco, l'ho piegato così. E adesso lo metto dentro questo recipiente dove ho messo un goccino di olio, lo lascio, faccio partire la lievitazione e in frigo fino al primo pomeriggio. Qui mi è saltata la foto della lievitazione, non vi ho fatto vedere come era lievitato, però comunque era raddoppiato. E, ho proceduto a formare le palline, quindi come vedete ce ne sono venute 5. Magari se volete farle un pochino più piccole ce ne vengono anche 6. Le lavoro così come si fa con la pizza, lavoro i panetti, li arrotondo, li piego in dentro, metto, è molto morbido l'impasto, quindi metto, mi aiuto con un po' di semola. Ecco qua, li preparo e poi questi andranno ancora a lievitare. Quindi prendo un recipiente. Mi sistemo ancora un pochino, un recipiente, voi se avete la classica cassettina per la pizza, usate quella. Io li metto qui, insemolo un telo e ce li metto dentro, divisi così non si attaccano. E questi, vanno fatti lievitare ancora per 3-4 ore. Allora, eccoci qua, come vedete sono cresciuti di volume e nel frattempo mi sono preparata tutti gli ingredienti da mettere nella pizza. Questi sono i pomodorini nostri dell'orto che avevo imbottigliato quest'estate. Poi ho preso un po' di ricotta di bufala, non l'ho trovata, diciamo che non ho trovato quella campana, però insomma ci accontentiamo. La provola, quella di Salerno me l'hanno regalata, quindi ho fatto i pezzettini della provola, del salame e della mortadella. E adesso mi allargo le pallette, me le allargo. Guardate, non debbono venire molto sottili perché altrimenti si bucano, quindi le lasciamo un pochino spesse, ma non molto, allargo così piano piano. Ok, ho preparato anche l'olio, una pentola capiente, però ne cuocerò una per volta. Io è la prima volta che le faccio, quindi non vi assicuro niente. Allora, la ricotta ne ho presa poca perché a mio marito non piace, quindi ne farò qualcuna senza ricotta. La spalmo così, ci metto prima la ricotta. Ok, certo ci vorrebbe proprio quella originale del sud, però accontentiamoci. Metto il pomodoro, se volete anche la passata, questi sono i miei. Li ho sciolti un pochino con le mani, non molto pomodoro. E poi pezzettini di mortadella e salame. Ok. E metto anche pezzettini di provola.
ma se volete potete mettere la mozzarella, mozzarella di bufala. Penso che si può andare anche un pochino a piacere, al di là della ricetta classica napoletana, però presso e poco gli ingredienti sono questi. Quello che manca è la fogliolina di basilico che non mi trovo. Attacco bene, avete visto, i bordi vanno attaccati molto bene, altrimenti si aprono poi in cottura. Quindi dicevo, quello che mi manca è il basilico, che nell'orto è finito, si è seccato, invece qui ci sarebbe stato bene qualche fogliolina di basilico. E ho preparato anche l'olio di arachidi che sta scaldando. Ecco, e qui devo chiudere bene, battere proprio. Si deve appiccicare bene, come vedete l'impasto è morbido, però deve essere proprio così. Allora, vado a vedere se l'olio è caldo, dovrebbe stare intorno ai 180-200 gradi per friggere. Vedete, la alzo proprio come dicono e tiro un pochino i lembi. Oddio, forse ci sarebbe voluto un recipiente un pochino più largo. Però io ho messo questo e anche più olio. Allora, i napoletani la cuociono così mettendo l'olio sopra con il cucchiaio, quindi ecco perché ci andava più olio. Vabbè, insomma, la prossima volta metterò più olio, adesso non posso aggiungerlo, quindi ci va abbondante olio, eh. Deve venire bella dorata. Ho visto che tanti nemmeno la girano. Se l'olio è tanto, si cuoce bene anche senza girare. Vedete, si sta gonfiando. Insomma, calcolate che è la prima volta che le faccio, veramente non le fate mai. Pizza fritta così, mai. Quando è bella dorata, la metto a scolare. Io la metto sulla carta e a Napoli invece hanno degli appositi contenitori. Vedete, allungo i pizzi, i bordi. Così si stira e qui ci è venuta una bella bolla che però credo che poi quando giro si romperà sicuramente. Bene. Che gli amici del sud mi perdonino la mia incompetenza, però direi che sono venute abbastanza bene. Queste naturalmente andrebbero mangiate con il cartoccio, ma io le metto nel piatto e le mangio così. Diciamo che dopo Natale, dopo le feste, non è proprio indicata, è una bella botta di calorie, però guardate, è buonissima, veramente buona. Eccola qua. Diciamo che l'ho fatta lievitare non 48 ore, un pochino di meno, quindi se andava un pochino più lievitata sarebbe venuta ancora meglio. Ci riproverò e spero che mi venga meglio. Bene amici, ciao a tutti e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!